Buongiorno signori e signori e benvenuti a questa nona parte su Pokémon Platino. Allora, cominciamo ad andare sulla pista ciclabile. Andiamo. Parliamo con questo professore. Bene. E ci dice quanti Pokémon ha incontrato, noi ci rispondiamo 48 e ci darà un condivido esperienza. Se noi prendiamo questo condivido esperienza, lo mettiamo l'ultimo Pokémon della squadra e lotta solo il primo, i punti esperienza si divideranno e andranno pure all'ultimo. Bene. Andiamo. Andiamo su. X, poi la borsa, andiamo strumenti base, bicicletta, faccio assegna, così ogni volta che troviamo la Z del nostro Nintendo, andrà su X, andrà su Nintendo, si attiverà solo. Come potete vedere, questa pista cammina sola, se noi facciamo così cammina sola, non do così, cammina sola. Incontriamo i semiti di allenatori, incontriamo il primo allenatore. Bene, che avrà un Pikachu, bellissimo Pokémon, attacco d'ala, KO, più botto Pikachu. Adesso continuo, botto questo Pokémon, questo allenatore. Questa parte sarà un po' noiosetta perché dovremo battere solo l'allenatore e basta, però sembra bella. Paralizzato, non può agire. Paralizzato. Adesso con gli uno rimanda. Arrivo. Oh, mamma mia, rimanda. Ammazzato. Adesso mando Guiso. Pisto acqua. Capo. Vado. Allenatore, un po' da questa l'acqua super efficace. Adesso qua uso la prima volta acqua getto, ecco, livello 22. Ecco, mi andavo di mettere a parte. Come potete vedere, se c'è la presa ciclabile c'è una vastissima zona. Così, io catturo il mio quarto membro, no, quarto quinto membro, so acqua getto, KO, un altro Starly, un altro acqua getto, lui mi si rimonda, io uso il nuovo acqua getto, KO. Adesso tengo Weasel, un altro Starly, acqua getto. Un altro ha mandato KO, Monferno. Uso ruota fuoco. KO. Adesso qua vado a curare il Pokémon. Curiamo la nostra squadra. Andiamo bene, riprendo la bici. Bene, tutta la velocità, questo l'ho battuto. Adesso metto prima la bici già, sta radio. Andiamo qua, ci becca. Bene. Lottiamo. Avrò un Starly livello 18. Io con il mio Staregio mi attacco dalla KO. Avrà Staregio contro Staregio, ha un livello in più, attacco dalla. Attacco rapido. Attacco rapido. Ho sbagliato. Attacco dalla, KO. Perfetto, è a livello 22.
qua adesso. Vediamo, guarda che come lì. Vendo il mio Monferno. Apriamo uno Shinx. Io con il mio Monferno uso ruota fuoco. Una ruota fuoco e va a KO. Il mio Monferno sale il livello 23. Bene. Adesso metto. Bene, un Pikachu, l'Axio, suo morso, un altro morso, KO, no, sì. Bene, adesso andiamo a battere questo. Sarà l'ultimo allenatore della pista ciclabile per adesso. Bene, Ponita, io uso Shinx, io uso Lux, l'Axio, per Scintilla. Per se non vuoi agire, lui usa Pestone, usa Scintilla. Dove va a stare la mia mezza? Adesso io mando Buizel. Con un altro quadrito lo mando KO. Allora un altro Shinx. Io uso attacco rapido. Attacco rapido. Un rapido KO. Allora qui raccogliamo queste bacche e adesso dobbiamo far vedere una cosa. Io quando raccolgo queste bacche sono sempre utili, lo ripeto. Ma chi non le vuole prendere le può anche non prendere, nessuno glielo dice. Bene, qui ci andremo dopo. Ci andremo dopo. Adesso dobbiamo andare a raccogliere queste tre bacche. Due baccaglieggio, Francia, no, sono fiamme. Ah no, vuole ancora il mio qua, sono niente bravo, le spanne a fiamme, sta fiorendo, quindi ancora no. Qui si può scendere e come potete vedere ci ritroviamo di nuovo a Mineropoli. Come abbiamo detto nella quarta, terza o quarta parte, che di là non ci poteva salire, si doveva salire con la bici. Ecco, adesso ci possiamo salire e scendere quante volte vogliamo. Bene. Mettiamo con la bici e andiamo. E adesso ci possiamo salire. Bene, guardate. No. Poi prendiamo qua. Eccolo qua. Siamo saliti. Adesso qui. Andiamo adesso in questo momento. Andiamo taglio con il nostro Bidoof e andiamo avanti. Questo qua sarebbe sembra allenatori, bei Pokémon. Qua faccio prendere il mio. Aspetta, qua ho sbagliato. Come mi sto dicendo qua prenderò il mio quinto membro della mia squadra. Non sono sicuro se la faccio in questa parte o nella prossima, non lo so, ma adesso vedo. Poi sarei sempre seminato di allenatori. Sempre seminato, pieno zeppo. E adesso ho sbagliato perché devo fare no. Questo qua. Un Gligar. Potrà catturare che poi. Cioè, nel gioco si potrà fare evolvere in Gliscor. Io devo vedere se me lo catturo. Forse me lo catturerò. Però non lo metterò nella mia squadra. Adesso vedo. Io mando avanti Buizel. Verso le prime avventurieri. Poi un po' lotta. De lotta roccia. O terra. Bene, avrò un Onix. Io col mio appoggetto. KO, bel livello 23, un Electronix, vendo pistola KO, abbiamo vinto, e adesso mi metto avanti,
Luxio. E qua c'era una grotta, la vedremo dopo. Adesso in quella grotta, se non mi sbaglio, troverò il mio Pokémon. Oppure c'era pure una grotta nascosta. Io spero che in quella grotta nascosta troverò, perché è un raro trovarlo. Questo Pokémon che troverò mo lo tenerò fino alla squadra finale della Lega, quindi è un bel Pokémon, ve lo consiglio pure io. Bene, raccogliamo queste bacche. Bene. Bene. Teniamo un breve Pokémon qua. No, no, questa qua non vuole lottare. Bene, allora possiamo andare in quella grotta a catturare il mio quinto membro. Come ve lo ripeto, non so se lo catturerò in questa parte o nella prossima. Perché questa parte sta quasi pure per finire, quindi non lo so se ce la faccio. Io spero di trovarlo. Unitevi direi. Ah, qua c'è quello flash. Ma forse lo troverò pure facendo così. Qua spaccherò oggi. Questa grotta ci vuole flash, entro invece in un'altra grotta dove si troverà il 100%. Non è lui, non è Bronzor. Usciamo. Andiamo qua. Seguitemi me. Andate sotto qua. Andate più o meno da questa parte. Che ci sarà una grotta. Avete visto? Cioè, è una specie di passeggio segreto. Qua voi mi potete dire. E come, qua c'è pure flash, però se scendete sotto queste scale non c'è più bisogno di flash. E qua catturerò il mio quinto membro della squadra. Quindi avete visto quella grotta segreta, questa qua, questa grotta dov'era? Dove una nero pietra, utilissima. Ecco. Bene. Bronzer no. Questo qua è un labirinto, tutto da fare con la bicicletta. Io non sono proprio per niente un esperto. Eccolo qua, è lui, Givol. Questo sarà il mio quinto membro della squadra. Adesso io sono scendere. No. Scusami, ma che fugo. Lo devo cambiare. Devo testare via perché Luxio non fa bene. Bene, mi getto sempre su queste pietre che si possono trovare oggetti molto interessanti. Onyx, bene. Tendiamo sempre di trovare Givol. Eccolo qua, Givol. Cosa attacco d'ala cerco di indebolirlo. Un altro. Perché è difficilissimo da catturare. Se non lo arrivi al minimo è difficilissimo da catturare. Vediamo. Causa ira di drago. Pensate com'è potente. Lo ammazziamo, mi dispiace. Adesso lo troviamo di nuovo e lo catturiamo. Bene, però qua. Bene, la parte è terminata. Nella prossima parte cattureremo il nostro quinto membro della nostra squadra. E andremo avanti nel gioco. Bene, la parte è terminata. Votate, commentate e iscrivetevi. Ciao, alla prossima!